una scrittrice ospite appunto a Servigliano oggi per diffondere quella che è una teoria che ormai di cui si sta parlando tantissimo, che non è una teoria, è una realtà. Lei ha scritto Liberarsi dalla dittatura europea, il suo libro, ma ne ha scritti tantissimi altri. Ma la questione si fa veramente molto seria. Dobbiamo veramente liberarci da questa dittatura? Ci spieghi perché? Perché è concretamente una dittatura della grande finanza, una dittatura delle banche, una dittatura di un potere politico che si è asservito al potere finanziario, stroncando le nostre vite, portandoci alla fame, costringendo le nostre aziende a chiudere. Basti pensare che l'anno scorso ogni giorno, festività comprese, hanno chiuso 304 aziende al giorno, portando le persone al suicidio, un suicidio ogni 2 giorni e mezzo l'anno scorso direttamente imputabile a questa situazione, con un regime di prelievo fiscale, di tagli continui che vengono riversati addosso alla popolazione, che sono letteralmente insostenibili. Dicono che tutto questo è necessario per la democrazia europea, per far venir meno gli stati, affinché vi sia un'uniformità europea dove vivere tutti quanti meglio, stare meglio, vivere bene, avere maggiore occupazione. La realtà è davanti ai nostri occhi ed è terribilmente tragica. Possiamo tranquillamente quindi parlare di regime, di un regime vero e proprio dal quale prima ci liberiamo, prima cominceremo a stare. Il dibattito, sentiamo la dottoressa Benigni e quello che è come economista e quello che è attualmente l'euro. Prima parlavo qui al 700, ho parlato con una persona, un operaio, ho detto io prima con la lira prendevo 2 milioni, mi ritrovo oggi con 1000 euro e non so più dove arrivare a fine mese. Buonasera a tutti e benvenuti. Si è svolto giovedì 10 aprile a Servigliano, presso lo storico teatro comunale, un incontro dibattito per parlare della questione socio-economica attuale, frutto di un ideale, l'Europa unita, a cui forse in troppi non credono più. Ospite dell'incontro, Monia Benigni, autrice di vari libri a tema economico, tra i quali quello presentato in occasione della serata dal titolo Liberarsi dalla dittatura europea, che ha invitato tutti ad aprire gli occhi su quella che era un sogno, è un sogno nella storia dei popoli, ovvero l'Unione, ma come di fatto sia ad esempio l'attuale Europa un progetto pianificato solo da interessi economici. Ecco, lei ha scritto prima di questo libro dal titolo Liberarsi dalla dittatura europea, ne aveva scritto un altro, tanti altri, ma il precedente è La guerra dell'Europa. Ma in Europa, ma la stessa Germania come la Francia, che sono un po' le due nazioni che dettano legge, anche in questi stati si auspica, diciamo, una liberazione dall'Europa? Non se ne parla, perché chiaramente sarebbe una delle dimostrazioni del fallimento delle politiche che vengono condotte, ma fra la popolazione c'è questo crescente malcontento, questa sofferenza anche in Francia e anche in Germania. Recentemente ho avuto modo di sentire l'opinione dei cittadini tedeschi, anche quella di economisti come David Schiereff, che lavora per The Economist, ed era lui stesso il primo a dire che sono i cittadini tedeschi i primi che vogliono uscire dall'euro. Quindi c'è questo malcontento, c'è questa voglia di liberarsi da questa dittatura, da questa costrizione che ci ha portato all'interno di una gabbia tale per cui è necessario pagare qualunque tipo di prezzo pur di salvare un euro che non ha fatto altro che arrecarci danni. Ma quella che è stata la volontà dei nostri politici italiani, come quelli europei nel 2000, di fare una moneta unica, nei loro piani forse c'era già questo destino, però ipoteticamente, ideologicamente, non era una volontà di abbattere le barriere? Sulla carta sì, la Vulgata ci dice che c'era questo sentimento che arrivava addirittura già dalla creazione della Comunità Economica Europea nel 1957, ma basti pensare al fatto che questa stessa CEE allora fu creata per esigenza da parte degli Stati Uniti attraverso il piano Marshall di accaparrarsi i mercati europei e che addirittura già nel 1970 un lavoro della Commissione, oggi noto come dossier Pierre Werner, indicava come obiettivo ultimo di quella che sarebbe diventata l'Unione Europea, una moneta unica. Ci spiega bene che è tutt'altro che un'unione basata su, diciamo, idee che possano essere di convivenza pacifica, che possano essere politiche o geopolitiche. Si tratta né più e né meno di una uniformità, di un'omologazione per poter avere una moneta con la quale condurre un nuovo tipo di guerra, un tipo di guerra che non ha necessità di armi, non ha necessità di eserciti schierati, perché bastano i cosiddetti mercati, bastano agenzie di rating, bastano le banche ad occupare i nostri territori, a spogliarci e a privarci anche della dignità della vita.
Ecco, in Italia l'informazione, quella diffusa, quella nelle reti nazionali, diciamo, e anche i giornali ne parlano veramente poco, anzi affatto. E i cittadini come riescono, oltre a internet, ad informarsi? Cioè la massa come fa a essere informata? Che cosa state facendo? Beh, oggi è particolarmente difficile riuscire ad essere informati, perché il cosiddetto mainstream silenzia tutto ciò che non può dare dimostrazione dell'efficacia delle politiche europee. Tutto ciò che si può fare, quindi, io lo suggerisco sempre, è diventare ciascuno di noi una sorta di cellula sana per portare in giro quegli anticorpi necessari a liberarci di una malattia che è veramente a una proporzione pandemica. A partire dal malessere diffuso, dalla rabbia, dal disagio, dalle difficoltà sociali, da quello che si diceva prima all'inizio, lo diceva chiaramente il sindaco: negli ultimi 10 anni il mondo è cambiato dal punto di vista politico, sociale. All'incontro ha partecipato anche l'avvocato Antonio Grazia Romano del Comitato Popolare Articolo 580, che da anni si occupa di tutela e sostegno di quelle persone che da questa imponente crisi economica non hanno trovato via di scampo. Siamo con l'avvocato Antonio Grazia Romano del Comitato Popolare 580. Dopo aver sentito e ascoltato la scrittrice e l'autrice di questo libro che verrà presentato oggi, Monia Benini, con lei vorrei capire ancora più approfonditamente la situazione del Fondo Europeo. Il Fondo Europeo di Redenzione, che cos'è? Di cosa si tratta? È argomento ancora non toccato dalla politica, che però a giorni o a mesi dovrà essere toccato. In pratica, quando adottammo l'euro, tutti i paesi partecipanti dovevano rispettare due parametri: non sfondare il 3% del PIL, del debito sul PIL, e avere un debito pubblico del 60% sul PIL. Noi già all'epoca avevamo sfondato questo parametro, e nel tempo lo abbiamo così sfondato che oggi siamo al 133% del PIL. Per cui in Europa hanno immaginato un fondo di redenzione del debito, un fondo europeo. Lei immagini che la Bibbia prevede 7 anni per la redenzione del debito, invece con l'Europa non ce ne usciremo più. Quindi l'Italia, interessiamoci dell'Italia, abbiamo sforato del 73% sul 60%, quindi in questo fondo di redenzione dovremmo conferire tutto quello che noi abbiamo, dall'oro agli asset industriali, tutte le nostre ricchezze, per poter scendere al di sotto di questo 133% e raggiungere il minimo del 60% del PIL. Quindi lacrime e sangue per i prossimi anni. Oltre il Fiscal Compact, anche il Fondo di Redenzione Europeo. Beh, il Fiscal Compact, fra l'altro, arriverà il 1 gennaio 2015, arriverà, lo dico come se fosse il dramma, e infatti è il dramma, perché questo significherà che noi non abbiamo assolutamente passato il momento nero di crisi economica, ma tutto dovrà arrivare e forse peggiorerà. Ma la crisi economica della quale stiamo soffrendo è una crisi di liquidità, nel senso che avendo le banche ritirato il denaro e non ottemperando al loro compito, che è quello di ridistribuire il denaro nella economia reale, ci troveremo in un'altra situazione in cui il denaro sarà sottratto dalle tasche dei cittadini, ne circolerà sempre meno, perché il Fiscal Compact è praticamente... per 20 anni ci siamo impegnati a ridurre il nostro debito pubblico di circa 50 miliardi l'anno, quindi vuol dire ulteriori tasse vuol dire ulteriore recessione o quantomeno non crescita, ulteriori disoccupati, ulteriori aziende che chiudono, e quindi è evidente che andremo sempre verso crisi più profonde. Senta, parlavamo di 85 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. Ci spiega più approfonditamente qual è la situazione? Allora, cerco di essere veloce. Nel 1981 c'è il divorzio Banca Italia, Ministero del Tesoro. Da quel momento lo Stato italiano, per organizzare i suoi servizi, deve rivolgersi al mercato finanziario e chiedere in prestito il denaro che occorre.
tutto questo continua con l'euro, nel senso che rinunciata alla sovranità, rinunciata alla lira, rinunciata con l'euro alla sovranità monetaria, lo Stato italiano, nonostante sia in avanzo primario al netto degli interessi, noi spendiamo meno di quello che incassiamo. In questi anni il debito pubblico è cresciuto solo di interessi passivi, di un debito che per noi non esiste. Dal 2008 ad oggi il debito pubblico italiano aumenta di circa 400 miliardi solo a causa degli interessi passivi sul debito. Ed è su questo che noi dobbiamo discutere, che la politica deve discutere, non del 3% di sforamento del debito sul PIL. Noi abbiamo questo grandissimo problema, sono gli interessi passivi, 85 miliardi. In 5 anni, se non pagassimo gli interessi passivi, noi andremmo verso la piena produzione e la piena occupazione. Un'ultima domanda, una curiosità, se ha in mano questi dati. Ogni neonato che nasce oggi sulla sua testa, che debito pende? Di quanti euro? Secondo gli economisti prezzolati, 32.000 euro a cittadino, più o meno. Secondo noi, che consideriamo il debito inesistente, gli italiani non hanno alcun debito. Avendolo pagato con 3.100 miliardi di interessi passivi in questi anni, per cui il debito è inesistente. Il sindaco di Servigliano, Maurizio Marinozzi, presente all'incontro, si è mostrato soddisfatto del grande interesse suscitato dal dibattito organizzato nella sua città. Tra l'altro il secondo su questo tema, e ne auspica anche altri, per far sì che i suoi cittadini siano più informati possibile sulle cause, effetti, benefici di questo amato odiato euro. Siamo con il sindaco di Servigliano, Maurizio Marinozzi, e parliamo appunto di questo convegno, una presentazione del libro che parla di euro. Ancora una volta Servigliano si fa teatro di questo argomento, insomma è un comune illuminato, lei è un sindaco illuminato, la questione dell'uscita dall'euro viene spesso trattata qui da lei. Ma da noi c'è da dire che viene trattato di tutto, anche perché Servigliano come città dell'accoglienza accoglie tutti e soprattutto accoglie qualsiasi tipo di approfondimento che può andare verso il riconoscimento dello stato di fatto, cioè noi dobbiamo capire prima di tutto dove siamo. Solo se capiamo dove siamo riusciamo, dopo aver avuto la consapevolezza di chi siamo oggi, quello che possiamo diventare domani. E allora questi sono degli appuntamenti che ovviamente aiutano proprio alla formazione di ognuno di noi, specialmente quando si parla di Europa. Non è come fare la formazione della squadra nazionale di calcio che partecipa ai mondiali, è un'altra cosa, non si può parlare al bar piuttosto che ad altri posti, occorre avere una formazione e soprattutto avere informazione, e informazione pro euro, informazione non euro, sono delle informazioni importanti che ci aiutano a capire quali sono le scelte da fare. Non dobbiamo fare delle scelte emotive, condizionate dal momento difficile che viviamo in questo momento, dobbiamo soprattutto capire effettivamente, avendo lungimiranza, e questo significa essere illuminati, capire effettivamente prima quello che succede dopo, e per far questo occorre prima avere una grande formazione, ed è per questo che è importante che ci siano dei convegni. È capitato negli ultimi periodi che magari ci sono stati dei convegni che mettono in discussione il ruolo dell'Italia in Europa, e sono dei convegni che mettono in discussione che cosa noi facciamo in Europa, e che mettono in discussione il fatto che noi ci siamo addormentati con il sogno dell'Europa e ci siamo svegliati con l'incubo della Germania. Però Servigliano accoglie anche, soprattutto, e attende anche convegni che vanno dall'altro senso, dall'altra parte, dove effettivamente oggi noi siamo. Noi siamo in Europa, ci vogliamo essere in maniera consapevole, in maniera consistente, in maniera decisiva, e non dobbiamo essere lì come la Cenerentola dell'Europa. Noi dobbiamo essere protagonisti di un progetto europeo, e allora per far questo occorre incentivare questi convegni che sono, vedo, molto partecipati, quindi evviva l'Europa. Non si può più mettere in discussione la circolazione di una moneta unica. L'euro esiste e il suo collasso provocherebbe perdite incalcolabili al sistema bancario. Al sistema bancario, quindi. Ma uscire dall'euro in concreto, per spiegarlo anche alle persone che non sono informate e forse non ne capiscono, se non gli viene spiegato in maniera elementare, che cosa significherebbe per noi? Tornare alla lira per noi, al franco per i francesi, al marco per i tedeschi e così via? Innanzitutto non significherebbe essere isolati, perché è quello che invece ci vogliono far credere. Ci dicono che uscendo dall'euro saremmo rovinati per via della svalutazione dell'eventuale moneta, chiamiamola lira o piuttosto
piuttosto che altre valute nazionali e che ci sarebbe un'inflazione terribile. Beh, intanto se avessimo una moneta svalutata aumenterebbero le nostre esportazioni ed aumenterebbe quindi anche la possibilità di commercializzare verso l'estero. E soprattutto dobbiamo ricordarci, rispetto allo spauracchio dell'inflazione, qual era l'inflazione ad esempio negli anni 80, nel momento del boom, qual era l'occupazione per contro rispetto a quel tipo di inflazione. Quindi è inutile abboccare agli ami, alle esche che ci mettono davanti alla faccia, convinti che appunto si creda alle favole che ci vogliono raccontare, perché di fatto invece uscire dall'euro aumenterebbe la nostra ricchezza, aumenterebbe i commerci e soprattutto non dobbiamo dimenticare che riappropriarci della nostra sovranità monetaria non significa isolarci, significa anzi individuare nuovi partner e nuove possibilità di sviluppo. Ecco, detto così sembra tutto molto facile, tutto molto semplice, però in realtà chi ci governa, anche i nuovi che si sono insediati al governo, il nuovo presidente del Consiglio, non credo abbiano o prenderanno in considerazione questa modifica, questo passaggio. È veramente molto facile, perché peraltro l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea è una delle clausole previste dal trattato sull'Unione Europea, articolo 50, diciamo un retaggio del trattato di Lisbona. Quindi dal punto di vista tecnico si può fare. Qual è il grosso scoglio? La volontà politica. E finora chi si è alternato al governo di questo paese non ha mai voluto chiaramente liberare i cittadini italiani. È giunto il momento quindi che i cittadini italiani si sostituiscano a questa classe dirigente che non fa altro che ubbidire a quella che è la dittatura europea. Ecco, un'altra battuta sul libro che presenterà questa serata, che presenterà in giro per le Marche, poi continuerà il suo viaggio per il centro Italia e non solo. Liberarsi dalla dittatura europea, che in questo libro che cosa consiglia, che cosa scrive, qual è il messaggio che passa? Beh, innanzitutto è l'analisi di quelle che sono le imposizioni dettate da strutture come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea ai vari popoli, ai vari cittadini europei. Il consiglio che vorrei che in qualche modo fosse veicolato con il libro è quello di essere innanzitutto informati su come stanno effettivamente le cose, e lo faccio attraverso documentazione e trattati, e dopodiché prendere atto quindi che esiste una via d'uscita e che non è tutto a senso unico come ci vogliono far credere. Andando avanti nella direzione che ci stanno imponendo si va a sbattere. Abbiamo il diritto ed il dovere, mi permetto di dire, di liberarci, ed è possibile farlo semplicemente con un nuovo tipo di impegno, con un nuovo tipo di passione anche politica, perché no, ma soprattutto cercando di partire dalla nostra comunità, dal nostro territorio, e tenendo sempre presente che dovremmo essere mossi da un unico motore. Qual è il modo per tenersi informati? Dove andare a cercare questo tipo di informazioni? Come essere sempre presenti e sul pezzo? Beh, la difficoltà grossa rispetto ai media è che esistono rarissime eccezioni per quanto riguarda la televisione, la radio oppure la carta stampata, e quindi sicuramente la rete fornisce una buona possibilità, ma poi individuare anche delle persone che siano fonti attendibili, che in un qualche modo ci possano aiutare ad aumentare la nostra consapevolezza e che ci possano consentire in un qualche modo di diventare a nostra volta persone che andranno ad informare, ad allargare sempre di più con un messaggio positivo quella che è una liberazione assolutamente oggi più che mai necessaria. Vorrei concludere con una battuta. Lei sta realizzando anche un film documentario dal titolo La centesima scimmia. Qui si fa una fotografia della situazione europea, facendo anche un po' una parentesi su quella che è la situazione americana. Che cosa verrà fuori da questo documentario? Il profondo malessere, il fatto che la globalizzazione galoppante ha di fatto desertificato quelle che sono le possibilità dei cittadini, dei popoli e dei vari stati, delle varie nazioni. All'insegna quindi di una grande finanza folle che è arrivata addirittura a concepire i bond della morte, tanto per intenderci, ci siamo totalmente impoveriti. È lo spaccato reale di ciò che sta avvenendo, perché in un periodo di propaganda elettorale come queste ci stanno raccontando che tutto va bene, tutto funziona, non ci sono problemi, mentre invece la realtà è terribilmente drammatica, necessita di essere conosciuta, e da lì ciascuno trarrà le proprie conseguenze. La scrittrice Monia Benini sta proseguendo il suo tour di sensibilizzazione sull'argomento, dopo Servigliano in provincia di Fermo, Montefiore dell'Aso in provincia di Ascoli Piceno e dopo le Marche in giro per l'Italia.
Per la pubblicità in questa trasmissione a costi contenuti, contattare la produzione. Terra Nostra è l'unica trasmissione che parla del territorio, enogastronomia, cucine tipiche, locali, fiere, prodotti della campagna, storie e turismo, difficoltà agricole, il meglio che abbiamo in Italia. In tempo di crisi investire in pubblicità conviene. Terra Nostra, la trasmissione del tuo territorio. Per informazioni 368-3504-154, il numero di fax è lo 0734-632519, indirizzo di posta elettronica mauro.man@libero.it. Ristorante Giardino dei Cedri, zona Valdaso di Lapedona, con ampi spazi verdi all'aperto. I saloni e la cucina creativa in sinergia rendono ideali eventi e momenti importanti della vita. Ristorante Giardino dei Cetri, per degustare carne e pesce in via Valdaso alla Pedona. Gradita la prenotazione ai numeri 0734 91 7028 oppure 347 485547, info@ristorantegiardinodecedri.it, sito www.ristorantegiardinodecedri.it. Chiuso il martedì, vi aspettiamo per farvi degustare le nostre cucine tipiche. Poderi dei Colli, azienda vitivinicola in Contrada Piagge 3, frazione Porchia di Montalto delle Marche, Ascoli Piceno. Poderi dei Colli, un'azienda vitivinicola con la passione come punto di forza della propria azienda, evidente nell'accurata coltivazione in biologico e nell'entusiasta cultura dei vitigni autoctoni. Con Poderi dei Colli potete gustare tutti i vini delle Marche, a partire dal Marche Rosso, Marche Passerina, Offida Pecorino, Offida Passerina, Rosso Piceno, Marche Rosato, Falerio, ma anche Passerina Extra Dry, Marche Sangiovese e Rigaud. Tutti gli IGP, i DOCG, i DOP, l'azienda vitivinicola Poderi dei Colli è a conduzione familiare, in una terra baciata dal sole con vitigni di altissima qualità per una produzione vinicola di pregio. Degusta Poderi dei Colli, Contrada Piagge 3, frazione Porchia di Montalto delle Marche. Poderi dei Colli, in Contrada Piagge 3, frazione Porchia di Montalto delle Marche, Ascoli Piceno, telefono e fax 0736 828563, il sito all'indirizzo www.poderideicolli.it e per scrivere e contattare l'azienda info@poderideicolli.it. Azienda Poderi dei Colli, vini di altissima qualità e sai quello che bevi. Ristorante Didacus, centro storico di Lapedona, con un'ampia sala adatta per banchetti di qualità. Cucina creativa con lo chef di alto livello. In sinergia rendono ideali eventi e momenti importanti della vita. Pranzi di lavoro, piccole cerimonie, compleanni e feste in genere. Ristorante Didacus, Piazza della Concordia a Lapedona. Gradita la prenotazione ai numeri 0734 936 623 oppure al 389 4903 079. Chiuso il lunedì. Vi aspettiamo per farvi degustare le nostre cucine tipiche. Consegna marchio di qualità alle imprese turistiche. Cerimonia solenne presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Fermo in occasione della consegna del marchio di qualità alle imprese turistiche. A ricevere il prestigioso riconoscimento che permette, oltre che di aver accertato il valore della struttura e la qualità dei servizi da essa forniti, anche di essere presenti sui maggiori siti turistici internazionali, 50 strutture della provincia di Fermo. Diciamo che è una bella soddisfazione per noi che andiamo a consegnare questi attestati,
più che giudici noi prendiamo atto di una qualità che è di alto livello, perché gli attestati del marchio qualità non è che si rilasciano senza prima aver verificato che le varie realtà ricettive abbiano dei requisiti, ma il motivo di soddisfazione è intanto per la qualità che queste attività hanno, poi perché si inseriscono in un circuito europeo internazionale dove pensate che con un click noi abbiamo sotto mano 6.000 di questi esercizi che hanno determinati requisiti, appunto, e che con il marchio qualità dimostrano di avere raggiunto livelli ottimi sia di servizio che come qualità, come qualità di esercizio. L'utenza turistica, sempre più preparata ed esigente in merito di standard qualitativi dell'ospitalità, può trovare nel Fermano eccellenze ricettive, ma anche ristorative, alcune volte coniugate nella medesima struttura, che per questo ha ricevuto due rispettivi marchi di qualità. Un territorio, quello fermano, che partendo da una bellezza paesaggistica e climatica riesce ad offrire un'ampia scelta turistica che va dal mare nell'arco di qualche decina di chilometri fino ai Monti Sibillini, con strutture sempre di qualità. Beh, ma se noi ripetiamo sempre che questo è un territorio completo, che veramente ha di tutto e tutto bello, lo ha nel mare, lo ha nelle nostre colline, lo ha nei nostri monti, e direi che lo ha anche in tanta gente capace in gamba che certifica con questa consegna di attestato che sanno fare bene il loro mestiere. E diciamo anche, siccome per quello non abbiamo un riferimento, che è gente veramente cordiale, piacevole, che hanno il senso dell'amicizia innato, è un dato storico. E poi a me piace evidenziare anche questa presenza di quei due ragazzi, direi artisti, stavo per dire ragazzi, ma è un diminutivo, che hanno allietato, segno anche questo di accoglienza, che hanno allietato questa cerimonia e si sono esibiti deliziandoci veramente di qualcosa che ha sorpreso tutti, tant'è che l'applauso più lungo lo hanno strappato proprio loro, che è anche questa una componente di un territorio che fa accoglienza a 360 gradi. Un territorio che ancora una volta si connota per le sue eccellenze, per la qualità e sicuramente per tutte le bellezze che questo territorio esprime. Un territorio che ha tutto, lo diciamo più volte, che è bello, che ha il mare, la montagna, queste splendide colline, stupendi paesaggi, questi borghi pieni di storia, di cultura, di tradizione, di prodotti tipici, teatri, musei. Dinanzi a tutto questo non ci possono non essere strutture di qualità ed operatori di qualità. Quindi bene questo attestato che è stato istituito dalla Camera di Commercio, perché è una garanzia per i cittadini, per i turisti che possono fare affidamento su strutture appunto di qualità, è una garanzia, un'opportunità per gli stessi operatori che hanno l'occasione di farsi conoscere ancora di più sul panorama nazionale ed internazionale. Sicuramente da parte sua come Presidente della Provincia grande soddisfazione per le parole espresse dal rappresentante del Governo sul territorio, il Prefetto Pagliuca, che oltre ad essere appunto un'autorità è anche nuova del Fermano. Sì, vedo che il Prefetto già si è resa conto delle grandi opportunità di questo territorio, lo sta apprezzando e questo non può non farci piacere. D'altra parte in questo settore, come ho detto io nel mio intervento, noi come Provincia abbiamo proprio il compito istituzionale di classificare le strutture ricettive. Lo facciamo e possiamo testimoniare che ci sono operatori di grande qualità che fanno onore a questo nostro territorio. La commissione Marchio Ospitalità Italiana, presieduta da Sandro Coltrinari, è stata chiamata a giudicare le varie strutture in base a canoni internazionali precisi che garantiscono, pur nelle specificità di ciascun hotel, albergo, country house, campeggi o B&B, sempre spazi e servizi elevati che contribuiscono al prestigio e alla notorietà di tutta la Regione Marche nel mondo. La Regione Marche crede molto nella qualità e ha investito molto anche in questo progetto insieme all'Union Camere, perché riteniamo che con la qualità in ogni campo possiamo superare la concorrenza del mondo globalizzato. Quindi la qualità nei prodotti agricoli, la qualità nell'offerta dei servizi e la qualità nell'accoglienza. Quindi io ringrazio anche tutti gli operatori che si sono adoperati e continueranno ad adoperarsi
per far sì che le nostre strutture ricettive abbiano un'alta qualità, perché così ci aiutano a promuovere meglio questo nostro bellissimo territorio, le Marche, che si coniugano, io dico sempre, si coniugano all'infinito per le infinite bellezze. Un territorio ben rappresentato che continua a trovare nelle strutture costiere e nella cucina di pesce un fiore all'occhiello sempre di moda per il turista. Un riconoscimento di qualità, sicuramente il primo riconoscimento viene dall'apprezzamento dei clienti, però occasioni come queste sono importanti anche per un'ufficialità del proprio lavoro. Beh, sicuramente sì, è un grande lustro oggi essere qui a ricevere questo premio. E però diciamolo ben volentieri, perché è un lavoro che portiamo avanti da 40 anni, un'azienda sana, piena di sacrifici, di umiltà, però ecco, garantire al cliente una situazione sempre di alta qualità è importante in questo contesto di difficoltà, e quindi ben venga che anche le autorità ci diano, per così dire, un aiuto in questo senso. Una premiazione in cui siete in diverse strutture, ciascuna con le proprie caratteristiche, ma un filo sottile vi lega, è quello di una qualità di un territorio intero. Beh sì, il territorio è importante che valorizza dall'hotel alla ristorazione. Noi tra l'altro abbiamo puntato molto sull'hotel, ma la nostra struttura principale è la ristorazione di alta qualità, dal pesce fresco che appunto la mattina si fa scegliere in cucina. Ecco, molte attenzioni, le nostre mogli sono in cucina, questo è importante, quindi tutto un discorso di garanzia dall'hotel alla ristorazione, ma il discorso importante in questo contesto è essere sempre umili e il sorriso, che ci sta un po' mancando, per la verità. A dare lustro alla cerimonia la presenza del rappresentante del governo sul territorio, il prefetto Angela Pagliuca, che pur nel breve periodo di permanenza nel Fermano ha avuto modo di apprezzarne le bellezze e le ricchezze. Eccellenza, la prima volta a questa cerimonia come nuovo prefetto a Fermo, un momento importante per tutta la comunità, sicuramente anche per conoscere il territorio attraverso le eccellenze. A questo sicuramente, io partecipo a queste cerimonie anche per conoscere il territorio e per capire quali sono le esigenze anche del territorio. Quindi tra l'altro alla Camera di Commercio, che comunque dappertutto e soprattutto in questo splendido palazzo è un punto d'onore, non potevano starci, per carità. Senta, qual è la sua impressione nei confronti, insomma, del Fermano in generale dopo questi primi mesi? Credo di averlo già espresso nel discorso che qui ho fatto, come in altre interviste. L'impressione, guardate, è eccellente. Le spiego perché. Io sono venuta nel territorio senza, si può dire, conoscendo molto poco le Marche. Ogni giorno è come un fiore che via via che le foglie si aprono scopro qualcosa, e allora scopro il calzaturiero, il maglificio, scopro i pastifici, scopro gli alberghi, la ricezione. Che volete più? Quindi possiamo, bene. Possiamo chiederle che cosa piace in particolare a lei, magari anche come gusti culinari? Ma io sono napoletana di origine, quindi può capire che la pasta è italiana, da pasta. L'amo, sì, senz'altro. E poi del marchigiano mi piace anche questo modo di essere discreti e di essere chiusi, ma chiusi nel modo giusto. Voglio dire, perché poi si scopre l'essenza e la qualità. Via via. Un riconoscimento che punta l'accento sul forte connotato di ospitalità di un territorio di cui Fermo è capofila. Il marchio dà, chiaramente certifica una capacità e eccellenza dell'accoglienza, ma nel percorso che vedremo stasera, per i quali sono stati anche, vengono premiate anche operatori nel settore del turistico, vediamo anche che c'è questa ricerca di affermare la propria qualità, che non necessariamente deve essere percepita nel momento in cui si approda ad un hotel, ad un ristorante, ad un bed and breakfast,
ma invece è il bigliettino da visita che certifica che quell'eccellenza che noi cerchiamo c'è già. E quindi è un percorso che non è più legato, direi, alla scoperta, all'avventura del singolo, del fruitore, ma invece dà certezze a quel fruitore che invece vuole quell'accoglienza per altri obiettivi, che possono essere quelli della vacanza, che possono essere quelli, direi, dell'interesse per il commercio, possono essere più diversificati. Ma insieme ci deve stare questa... Diciamo questo percorso deve essere fatto e mi pare che la presenza di tanta gente stia a testimoniare che c'è un convincimento e coinvolgimento da parte di tutti. Tra gli hotel premiati anche Horizon di Montegranaro, che con la nuova gestione per le caratteristiche della struttura si pone all'avanguardia nei servizi offerti al turista ma anche alla città. Un riconoscimento importante che attesta una qualità e un lavoro svolto e una responsabilità per il futuro nella prosecuzione con questa qualità. È un riconoscimento importante perché ci dà per il secondo anno consecutivo la possibilità di essere risalto su tutti i siti dove possono prenotare tutte le persone che vogliono un'ospitalità e un'accoglienza al top, diciamo, con tutto il discorso, non solo l'immagine importante di questa nuova struttura con il discorso del benessere. E noi puntiamo soprattutto sul discorso benessere con la spa e la piscina, e ci abbiamo anche il reparto, diciamo, estetica, servizi personalizzati. Quindi vogliamo ricordare che cosa si può trovare all'Horizon, oltre chiaramente a un'accoglienza da hotel 4 stelle, quindi una ristorazione che, come vediamo, è attestata, insomma, di conseguenza, anche una spa per il benessere, che è fruibile però anche da chi non è ospite dell'hotel. Sì, sì, tutti i servizi non sono soltanto per il discorso hotel, sono anche per l'esterno, sia la ristorazione che il percorso benessere, e sia la piscina e anche la palestra. Molto spesso alle novità si coniuga la tradizione, come nel caso di Oscar e Amorina di Piane di Montegiorgio, che da generazioni propone una cucina d'avanguardia nel pieno rispetto dei prodotti locali. Un riconoscimento importante quello appena ricevuto dalla struttura che rappresenta, ma quali sono gli standard davvero per una qualità che possa contraddistinguersi? Come cercare? Le Marche è una regione meravigliosa per quello che potrebbe essere la qualità dei cibi, le eccellenze culinarie. Questa è la prima cosa da pensare. Abbiamo parecchie eccellenze culinarie, prendendo punto come spunto la pasta, le olive fritte ascolane, i salumi tipici come il ciauscolo, i formaggi particolari e poi le carni con la famosa scottona marchigiana e via di seguito. Comunque, ecco, oltre a tutto questo c'è la questione paesaggistica, che è molto bella, e nello stesso tempo anche il nostro microclima, poi le nostre strutture che sono delle strutture ricettive anche di buona accoglienza, insomma. Quindi la qualità si contraddistingue anche grazie a questo territorio e a tutte le produzioni che questo territorio ha. Quindi lei ci viene a dire che in effetti c'è un filo conduttore che ciascuno con le proprie specificità lega però un po' tutte le strutture premiate. E certo, l'accoglienza, la qualità, la tipicità, il paesaggio, il clima, è la cosa più bella che possa esistere. E invece da Oscar e Amorina che cosa troviamo di davvero speciale? Lì quello che potrebbe essere la tipicità e la qualità di noi ne facciamo un vanto da tanti tanti anni, perché per la qualità ci teniamo veramente, specialmente su quello che le carni, le nostre carni sul barbecue, la scottona che la massaggiamo addirittura in olio di oliva una volta alla settimana per poterla far diventare più frollata, più tenera, questo fino a 3 settimane, e poi la cottura sulle legne di carpino, tutto un procedimento particolare, oltre ai salumi di qualità di maiale allo stato brado e oltre tutto quello che potrebbe essere il resto dell'accoglienza dell'azienda in se stessa praticamente. Ci teniamo, insomma, ecco. E per questo ringraziamo, siamo stati premiati.